Buonasera a tutti, grazie per l'attesa. Dovuta a, come avete visto, è arrivato un po' più lungo il talk precedente, cambio di palco, sistemare un po' di cose e il maestro Igor era già qui da un bel po' in attesa, quindi abbiamo fatto attendere lui e voi, però speriamo che questa attesa sarà valsa. Vi chiedo un grande applauso per Igor. Grazie, scusate. Io ammetto che in 8 anni insomma, di conduzione di talk di ARF sono stati tanti, poi vedo molti di voi che sono stati a tutti i talk o quasi, vedo un sacco di facce conosciute e questo mi fa molto contento, ma soprattutto molti di voi sanno quanto a volte siano emozionanti i talk di ARF, perché comunque parliamo sempre di persone, di artisti con una vita, un vissuto importante, con un lato artistico molto 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 intimo, personale, e quindi vi dico che vi chiedo già scusa per questo talk, perché per me condurre questa lezione di Igor è una delle cose più emozionanti che ho fatto da quando esiste ARF, quindi vi metto già le mani avanti se mi vedrete un po' così. Questo per condurre questo talk avevamo anche chiamato Adriano Ercolani, che conoscete tutti, critico, giornalista, che lavora con Igor su Linus, però purtroppo si è sentito male, vi saluta tutti, quindi gli mandiamo un grande abbraccio. E quindi Igor, benvenuto. Grazie. Mi scuso anch'io per due ragioni. Uno, per il ritardo, perché cominciare in ritardo non è mai molto carino, e l'altro per questo titolo pomposo, Lectio Magistralis, che mi sembra una cosa così un po' sopra le righe. Cerchiamo solamente di chiacchierare, di raccontare un pochino le cose se riusciamo. Loro pensano che riesca anche a disegnare mentre chiacchiero, cosa del tutto ipotetica, per cui se scompaio semplicemente potete chiacchierare con lui, perché loro vogliono che disegni mentre sto parlando, cosa che non avviene mai proprio, però siamo qua. Diciamo che quel momento quando tu scompari perché stai disegnando si comincerà a sentire dalla sala. Oh. Allora, io inizierei, come ha detto Igor, è proprio una chiacchierata. Nelle Lectio Magistralis solitamente ripercorriamo la carriera di un artista, il suo percorso, ma è quasi una scusa in realtà per parlare, per affrontare una serie di argomenti che sono comunque tutti riconducibili alla vita. Cioè, quello che noi facciamo giorno per giorno e che in un modo o nell'altro, grazie al lavoro di artisti come Igor, comunque poi diventano storie, diventano film, diventa musica, diventa... Io una cosa che dico spesso a Igor, anche fuori da questi ambiti, quando ci capita di sentirci, è che, non so voi, ma io anche quando leggo un post di Igor imparo qualcosa. E lo dico nel senso di... mi fa ragionare su cose su cui magari a volte posso anche non essere d'accordo, però che mi sembrano sempre dei punti di vista preziosi, perché sempre meditati, mai buttati lì. Ora, tutta questa cosa comincia da lontano, nel senso, tu Igor hai vissuto comunque gli anni hai visto i tuoi esordi negli anni che circondavano, quei fatidici anni attorno al 77, al punk, Bologna, gli Schiantos, Pazienza, tutto il gruppo di Cannibale. Allora, io partirei proprio da qui, dall'energia di quegli anni, dal racconto di quegli anni lì, e se ci puoi raccontare l'Igor di quel periodo e com'è nata tutta la grande stagione di Valvoline, di cui oggi siamo qui a ricordare i 40 anni. Allora, io ho sempre pensato di raccontare con le immagini, da quando ero molto piccolo era quella l'ossessione, diciamo. E poi mio padre era un compositore, era una persona molto colta, eccetera, e lui si preoccupava del fatto che io
fossi così interessato ai fumetti. Mi ricordo che quando avevo 6 anni mi regalò una scatola di colori a olio, cioè proprio l'olio, quello delle tele, con le tele e pu. E quando lui vide che io facevo i fumetti a olio si è arreso perché io volevo fare quello. Crescendo, io ero, allora, Andrea Pazienza era compagno di liceo artistico a Pescara di Tanino Liberatore. Certo. E io ero compagno alle medie invece con Giorgio Carpinteri, che poi sarebbe diventato un astro, diciamo, del fumetto, il primo di noi a essere ammesso nella setta del Cannibale, no? Mi ricordo che Giorgio nel 1980 uscì il primo numero di Frigidaire a Lucca ed fece il botto, perché Frigidaire era una rivista pazzesca, e loro cercavano Carpinteri, che non c'era. Io lo chiamai, gli dissi: che cazzo fai, vieni, ti cercano quelli di Cannibale, hanno fatto Frigidaire bellissima, vieni. E lui fu il primo a entrare, diciamo, di noi a Frigidaire, no? E io ce l'avevo come compagno, non era di banco, era al banco davanti, no? Ma noi ci trovavamo sempre, abbiamo cominciato a disegnare sempre. A 16 anni avevamo un editore, perché io andavo in vacanza a Rimini da Carpinteri, che nel frattempo poi si era trasferito da Cagliari a Rimini, e andavamo in questi negozi di fumetti usati dove avevamo trovato un'antologia tipo Eureka e Linus, che si chiamava Pony Express, che aveva delle cose belle. Anche un autore underground che non è mai decollato, ma era bravissimo ed era un eroinomane, e non è mai decollato per questo motivo, perché poi credo che sia anche morto. E poi mi ricordo anche che, quindi, quando nel 77 noi continuavamo a disegnare più o meno tenendoci in contatto quasi quotidiano, ci chiamavamo al telefono, a un certo punto nel 77 mi ricordo che scrissi a Carpinteri: c'è questo Pazienza che sembra uno bravo, aveva pubblicato la prima storia di Pentotal, no? E noi eravamo degli sbruffoni, perché pensavamo di essere i più bravi del mondo, di averlo inventato noi più o meno il fumetto. E quindi poi nel 78 io bivaccai 3 mesi all'Addiaccio a Bologna, perché non si trovava casa, e quindi c'era Lucca, siamo andati a Lucca, no? Tanto dormire a un ostello, dormire a un ostello di Lucca era uguale, e lì c'erano loro, e c'era anche Andrea, c'era Scozzari, che gliel'ho raccontato l'altro giorno, ricordavamo, girava con un gi, cioè un kimono da combattimento di judo, con scritto Cannibale dietro a pennello, no? C'aveva quello come giacchetta, no? E si cagavano addosso tutti, perché era tremendo. E lui poi, io Filippo, andavo a trovarlo quando avevo 19 anni nella casa occupata di via Clavatura, che era la Traun Fabric, che era veramente una casa di squinternati. C'erano i Gaz Nevada, i Stupid Set, c'era il Rock and Roller, poi c'era De Maria, che ancora non aveva fatto un film, ma era già lì col gruppo di Collettivo, facevano le riviste, le ideavano. Poi con l'idea del punk, che tu non potevi non avere la tecnica, bastava che avessi le idee, e lì di idee ce n'erano molte. E poi c'era Andrea di tecnica ne aveva un casino, era molto bravo lui tecnicamente, però era un cialtrone al livello che praticamente lui, mi ricordo a Lucca, sullo stand disegnò davanti a tutti con un pennarello un uomo che aveva il braccio così, con il mantello, il braccio davanti agli occhi, no? Lui interrompeva le linee dove sarebbe comparso il braccio, ma non aveva fatto il disegno a matita, no? E io rimasi, dissi: Maronna, ma questo vede già il disegno prima ancora? Poi dopo 2 anni venni a sapere dal fratello Michele che si era esercitato 500 volte a fare quel disegno apposta per fare effetto, no? Cioè, era questo il tipo di cialtroneria, ma avevamo 22 anni, lui, Andrea ne aveva tipo 25 quando io ne avevo 22. Era un trucco di magia, praticamente. Sì, mi ha detto: sì, no, si è esercitato a fare anche dei disegni al contrario, cioè te li fa verso il tuo verso,
e quindi quando tu lo vedi apparire nel tuo verso, quindi lui disegna il tipo a testa in giù praticamente, sì, per lui, no? Era una roba di trucco, il trucco magico del disegno. Però quando io sono andato a casa, prima lo stavo dicendo anche a Mariella, sono andato a casa loro, c'erano dei disegni di Andrea, io alla mamma di Andrea ho chiesto quanti anni aveva quando l'ha fatto, perché c'erano i piedi in prospettiva di fronte, aveva 12 anni quando l'ha fatto, quindi lo capivi che era uno molto cazzuto come disegnatore, cioè molto bravo. Però lui era un delirio, cioè quando io andavo a casa sua lui mi parlava per mezz'ora della punta delle basette di Topolino e dicevo: Andrea, ma sei rincoglionito, ma ripigliate, che cosa ti è preso? Però era tutto un fumo dadaista, un gioco, anche una, eravamo molto in competizione tra di noi, no? Perché eravamo tutti giovani, tutti sbruffoni e tutti credevamo di avere inventato noi il linguaggio a fumetti, che prima di noi non esisteva. In realtà poi noi conoscevamo le cose che ci avevano preceduto e che erano spaventose, perché il fumetto è meraviglioso, è sempre stato ricco di talenti. Però la Bologna del 77-78 è una Bologna molto potente, perché ci sono moltissimi studenti che hanno voglia di fare e c'è la scusa ufficiale, cioè il DAMS, un'università che in realtà studia arte, musica, spettacolo. DAMS, l'acronimo è di discipline arte, musica e spettacolo. C'è l'equivoco da parte di tutti noi che noi andiamo a imparare a fare, invece lì si studia, nel senso si analizza, non si impara a fare. Però alla fine ci si frequentava tutti, poi se eri veloce, perché lì poi dovevi essere veloce, perché c'erano le manifestazioni, mi ricordo in piazza tipo Buster Keaton, che andavo perché a un certo punto dovetti fare lo schiavo in un ristorante come cameriere, no? Quindi andavo e dalla bicicletta mi cadde la divisa, no? Che era stata lavata e stirata, e c'era però una manifestazione con le manganellate, i lacrimogeni, quindi io tipo Buster Keaton sono tornato indietro a cercare sto cazzo di divisa, perché non potevo andare a lavorare senza quella, con questi che si stavano massacrando di fianco, no? Era quella Bologna lì che Andrea racconta in Pentotal. E poi c'erano, appunto, io andavo dove c'era un locale che si chiamava Pancreas, dove c'erano gli Schiantos di casa, e Pancreas era un locale punk vero, dove a un certo punto uscirono i Gaz Nevada, era 78, lì c'era il movimento molto cazzuto a Bologna, gli antagonisti, cioè extraparlamentari impegnati politicamente, e il punk usava le icone, anche le svastiche, no? A rovescio, eccetera, come provocazione, no? Quindi c'era, mi ricordo, Gaz Nevada Sing Ramones, c'erano i Ramones reinterpretate Gaz Nevada, no? I Gaz Nevada erano tra i più bravi, uscirono sul palco, il Pancreas era un tunnel praticamente con l'acustica di merda proprio, però c'erano le cose vere. Loro uscirono ed erano vestiti tutti di nero, di cuoio, con al braccio delle svastiche. Dopo 5 minuti è cominciato a piovere di tutto sul palco, no? E loro che facevano i Ramones velocissimi, ancora più veloci, che già i Ramones non sono lenti, no? Dicevo: ma che cazzo fate? Gli arrivavano lattine, bottiglie di birra, stronzi, fascisti. Lì l'ironia degli indiani metropolitani non era ancora, diciamo, arrivata al punk, quindi era tosta. Poi loro erano, me li ricordo, Raffini disegnava anche, Raffini è il cantante, questo che aveva la svastica, era bello, lui c'aveva un neo, se ne era fatto 18, no? Sembrava venuto fuori da Barry Lyndon praticamente. E lui disegnava, io me li ricordo, proprio perché alla Traum Fabric c'era la porta rossa dipinta, di vernice rossa, una porta antica, dipinta di vernice rossa, di quella un po' lucida. Al posto del campanello c'era un campanello da bicicletta
avvitato, per cui quando tu suonavi, suonavi con... tipo il suono da bicicletta però, no? E loro aprivano, non c'era una sedia, erano tutti seduti per terra sulla moquette, mezzo fatti, e al piano di sopra c'era Scozzari che andava e veniva da Roma, poi arrivavano tamburini, eccetera, facevano le riunioni del Cannibale. Cannibale, quando uscì Frigidaire, sembrò una rivista superata, però io li ho ricomprati tutti adesso, il Cannibale, che costano una fortuna peraltro. Che effetto ti ha fatto rivederli oggi? Pazzesco. Loro erano rimasti fulminati da Metal Hurlant. Metal 74, primo numero, c'è proprio paura, genio puro, condensato, che io adesso ho ripreso in mano i primi numeri di Metal e mi sono spaventato ora, che sono passati 40 e passa anni, c'è ancora un'energia, una potenza mostruosa, lo capisco che poi dei talenti visionari si emozionassero e si mettessero, perché poi la cosa, quando hai 20 anni, tu vuoi veramente fare il pistolero più veloce del West, cioè nel senso che tu meni, cioè una competizione tra gli autori, tra gli artisti, no? Lo raccontavo prima a Mariella Pazienza, che suo fratello, quando incontrò Carpinteri, mi ricordo che si guardavano, che sembravano, adesso e mo si sparano, no? E Andrea, mentre scendevamo le scale di casa sua, gli disse: mi piace come fai i pollici, neanche la mano, no? Il pollice proprio gli piaceva, cioè proprio strunz al cubo, no? Era un, quello che oggi chiamerebbero, era un dissing continuo, sì, tra di voi. No, ma era della cosa, gliela lanciava lì, poi dopo si disegnava insieme, cioè è famosa la cosa per cui io decisi di andare a disegnare a casa di Pazienza perché volevo diventare più veloce, e il risultato fu che lui divenne più lento, no? Perché lui, vedendo che io facevo le stesure con i Pantone, poi sopra con i Derwent, no? Delle matite molto belle, un po' grasse e pastose, lui dice: mi fai provare un attimo? E c'è quella storia, Lupi, che praticamente è lavorata più del solito rispetto a Andrea, no? Ed era il periodo in cui andavo lì. Poi c'è la storia tremenda, quella lì di Pompeo, che quella la disegnò, lui me la leggeva, io infatti compaio in Pompeo e non ho mai avuto il libro per 25 anni, perché mi ricordava il periodo in cui stava troppo male. Però vabbè, non voglio fare così il santino di Andrea, no? Che peraltro cercò di ammazzarmi con una dose di eroina che io non ero uso utilizzare, per farmi uno scherzo così, però. Vabbè, ma chi di noi non l'ha fatto? Non, cioè, è quel tipo di scherzo che a un certo punto fai. Simpaticissimo. Esatto. Perché poi lui si faceva e disegnava come un treno, invece io non facendomi, lui mi ha fatto provare questa cosa, io ho vomitato come un treno, continuamente, no? E poi sono stato portato via. Però appunto era un'epoca molto molto potente, forte, piena di stimoli, di voglie di anche di misurarsi con sfide più grandi, no? Come quelle appunto di fare delle riviste, fare un gruppo, opporre. Mi ricordo che una volta portammo il Pinguino Studios, che era una rivista autoprodotta che avevamo fatto io, Carpinteri e Mattotti. E Mattotti aveva fatto dei disegni molto poetici sulla linea, molto delicati, un periodo punk, no? Allora gli strunz lo ostracizzavano un pochino, no? Cioè io e Carpinteri lo spalleggiavamo, infatti poi dopo nacque Valvoline, no? Però noi eravamo quelli moderni, tra virgolette, perché eravamo anche più giovani, quelli. Quindi il mio era un disegno tutto geometrico, molto freddo, con dei neri pieni, dei bianchi pieni, tutto disegnato col pennino. Carpinteri aveva fatto delle cose molto belle visivamente, molto selvagge, però
estremamente moderne, no? Espressioniste, cubiste. E mi ricordo che quando lo facciamo vedere a Stefano Tamburini, Tamburini lo guardò, Tamburini era l'ideologo, l'architetto di Frigidaire, quello che se l'è inventata la rivista, no? Era un genio, una persona notevolissima, che non aveva tecnica, però era uno che aveva la visione, non ce n'erano, non ce ne sono stati altri come Tamburini, secondo me. Tamburini sfogliando, lui era tutto compiaciuto perché vedeva tutte le superfici perfettamente, no? Proprio piatte, freddissime. C'era, era l'epoca del post-punk, inizio New Wave, no? 1980. E poi quando vide le tavole di Mattotti, che erano completamente diverse, insomma, molto più lievi, poetiche. Quelle le mie li piacquero, quelle di Carpinteri li piacquero molto, poi quelle di Mattotti, disse con questa faccia: pare Oschi. Oschi era un disegnatore argentino raffinatissimo, poetico però, cioè proibito dalla legge in quel momento, no? Mi ricordo che Lorenzo si incazzò come una bestia perché disse: e beh, è perché Oschi che cos'è? Un insulto. Perché per loro era un insulto. Cioè era della serie, ma stai rincoglionito, cosa ci sta a fare in questo periodo, no? Cioè non... era un'altra musica, no? God Save the Queen. Cioè voglio dire, Sex Pistols, che erano... Se tu, io quando mi ricordo che nel 77, quando vidi la prima volta un filmatino di Johnny Rotten che cantava, io feci il biglietto per Londra. Cioè immediatamente, era giugno, io a settembre ero a Londra, dovevo vederli, dovevo vedere quello che stava succedendo, perché era non c'era più i Folletti, gli Gnomi, sì, c'era un treno che arrivava a 240 orari con l'idea che tu potevi fare un'altra musica, che potevi fare un'altra editoria, un altro tipo di narrazione, eccetera. Ma infatti questo mi chiedo, noi quando abbiamo, io sono del 79, quando ho cominciato a fare fumetti, c'era l'esempio di Frigidaire, c'era l'esempio di Cannibale, c'era l'esempio di Valvoline, tutte queste scuole che poi stavano confluendo in un fermento che ci diceva: ah, ok, il fumetto non è solo quello popolare da edicola, per carità, con anche lì le sue eccellenze, però sai, nel momento in cui passi da Topolino, il suo aspetto, no, più o meno rassicurante di quegli anni, al primo numero di Cannibale, ti prende un colpo, no? E io però so da dove prendevo quelle robe, cioè i fumetti vostri. Voi in quel momento, quello che stavate facendo, tu hai citato Metal Hurlant, no? Ma era praticamente contemporaneo. Sì. Quindi voi, secondo te, voi da dove venivate? Beh, ma noi venivamo da quella genia di fuori di testa che aveva fatto il fumetto europeo e anche il fumetto americano, cioè... quando tu sei un ragazzino e vedi le prime cose del fumetto americano, prendi paura. A parte il primissimo fumetto, quello proprio dell'origine, perché lì del Nemo è ancora una delle punte massime del fumetto, ed è disegnato divinamente, ma soprattutto è squinternato divinamente. E poi c'era Feininger, a cui poi con pazienza e gli altri abbiamo dedicato una scuola di fumetto, da cui è venuta fuori tutta la generazione dei disegnatori successivi alla nostra, dalla Ghermandi a Ricci a Palumbola, la Giandelli, la Marzocchi. Sono venuti fuori decine e decine di autori, però Eisner per esempio era un punto di riferimento, Breccia era un punto di riferimento, c'erano dei mostri. Io sono praticamente svenuto in redazione di Linus, perché chiedevamo di vedere le tavole originali, lì mandavano le tavole originali,
mi ha raccolto Mattotti, che era dietro di me, e fa: oh, che cazzo stai facendo? Perché sono proprio caduto all'indietro, ho visto una tavola originale di Alberto Breccia, c'aveva una sequenza in basso di un uccello, me lo ricordo ancora, un colombo che in quattro svignette prende il volo. L'aveva ritagliato a mano, così, senza taglierina, forbice. L'aveva spezzato. L'aveva spezzato, fatto, composto la sequenza. Io ho visto questo colombo ed era vivo. Allora lì, io l'ho scritto, cioè io quando poi ci ho parlato, io ho smontato le biciclette, perché era uscito un articolo nel quale si diceva che Breccia usava le guarnizioni delle biciclette, le guarnizioni delle caffettiere. Io smontavo tutto, cercavo ste cazzo di guarnizioni che usava lui. Poi gliel'ho chiesto: che guarnizioni usi? Di quale parte della bicicletta? Del sellino, del manubrio, gli stracci? Questo faceva qualunque cosa, faceva i collage, e tu non avevi mai visto un collage così. Ma anche Crepax, i montaggi di Chris Ware li ha fatti Crepax nel 1970. Io gliel'ho detto a Chris, anche a Art Spiegelman gliel'ho detto, ma loro sono molto rispettosi, no? Però voglio dire, quelle cose lì, io a 14 anni, visto che avevano pubblicato un articolo su una rivista, un'altra antologia modello Linus e Eureka, che si chiamava Sorry, abbiamo incontrato Guido Crepax, che abita in Via di Amicis, non lontano dalla Milano dei Navigli. Mi ricordo ancora la frase dell'articolo: chiamai la SIP all'epoca, dissi: voglio il nome, il numero di Guido Crepax in Via De Amicis a Milano. E c'era al nome della moglie, che però era un nome, Luisa si chiamava, credo, no? Era un nome noto a chi seguiva Crepax. E cominciai a tampinare Crepax a 14 anni, volevo sapere che pennini usava, parlare del montaggio analitico, eccetera. A 16 anni rompevamo i coglioni a Magnus, andavamo in via Toscana 112A, io e Carpinteri con le cartelline a Magnus, che aveva fatto un affresco di un soldato cinese assalito da una tigre in stile cinese, grande 2 metri, all'ingresso della casa. Adesso ho i brividi mentre ve lo racconto. Comunque noi siamo entrati e c'era Magnus, che è stato un principe, una persona meravigliosa, che era il maestro di tutti noi, nostro, di tamburini, che l'ha voluto per Frigider, di Pazienza, che quando veniva Magnus a insegnare alla nostra scuola, poi la sera andavamo in osteria tutti insieme, Magnus non si schiodava perché non lo facevamo andare via, di Carpinteri, eccetera. Cioè, è stato lui. Tu dicevi il fumetto popolare, ma il fumetto popolare ha fatto delle cose meravigliose. Per noi era un punto di riferimento, anche la quantità, e gli dissi: ma scusa, tu facevi Dennis Cobb, Jezebel, Criminal e Satanic? Gli ho detto: sono 480 pagine al mese. Fa: ma solo a matita, Igor, solo a matita, 480 pagine. Cioè, era mostruoso, no? Però lui poi era un disegnatore pazzesco, ed era un matto, uno che comprava i pennarelli sotto casa mia in via San Vitale a Bologna, e praticamente questi avevano paura di lui. Io gli dissi: no, ma guardi che è uno dei più grandi artisti che esistano. Cioè, perché lui prendeva i pennarelli e gli tagliava la punta con la taglierina, non gli faceva la punta a pennello, che adesso ci sono i Sakura, lui se li faceva lui, faceva la punta a martello delle cose, dei pennarelli. C'era uno sperimentatore, era uno che mi ha insegnato come si sostituisce una vignetta, quando, cioè, tu devi mettere le due tavole una sopra l'altra e le tagli tutte e due insieme in maniera che si crei la finestra, e tu cambi la vignetta sbagliata con la nuova, le tagli insieme e dice: sono per forza della stessa dimensione. Però queste cose poi diventano la scuola, no? Per esempio, di Pazienza, a proposito, mi piace come fa il pollice, no? I pollici. Io e Carpinteri dicevamo: lui fa l'ombra qua nella falangetta, quell'ombra nera l'ha presa da Magnus, quindi Pazienza fondeva Mebius con Magnus, no? Era quello. Quindi c'era questa cosa del sincretismo, l'idea che tu dovevi essere più figo ancora, no? Per cui noi eravamo futurismo, espressionismo, Kirchner, eccetera, e quindi
con pazienza si parlava di queste cose, lui parlava anche delle basette, le punte delle basette di Topolino, però c'ha questo quaderno con tutti questi deliri scritti. E poi, vabbè, era anche un modo di autorappresentarsi, no? Cioè Andrea era molto teatrale, che ti diceva che aveva passato 2 ore a baciarsi allo specchio la sera prima, diceva: Marona, ma sei andato? Sei andato, vero? Era così, però era molto, e poi era bello Andrea, era molto bello, era consapevole. Una volta a Torino hanno fatto un incontro sulle avanguardie e c'eravamo noi di Valvoline e Pazienza e ci contestavano. Io ho risposto malamente facendo una pernacchia davanti a un microfono, quindi sembrava un'esplosione atomica, e il tipo del pubblico mi voleva menare, sono uscito con il servizio d'ordine che mi proteggeva, no? Pazienza si incazzò perché lui era quello accettato e quindi non contestato, voleva dire che noi eravamo l'avanguardia e lui no. E quella cosa lì si infuriò in pubblico, proprio disse: ah, cos'è questa storia, io sono come loro, voglio essere dalla loro parte, eccetera, perché gli sembrava che lo stavano già etichettando come, esatto, come, però già digerito, era quindi, già, esatto, era già, era conchiuso, no? E quindi, ma era il periodo in cui uno come Jean Giraud, che era uno dei migliori disegnatori francesi, improvvisamente lui si inventa un'altra identità e diventa Möbius, e quindi comincia ad aprire la fantascienza a universi mai visti prima. Cioè la fantascienza praticamente comincia a aprirsi al surrealismo, e contaminazioni che inaudite, proprio era, poi vabbè, era un mostro, un drago, no? C'era Liberatore che lo imitava e si riconosceva, faceva dei finti Möbius che Möbius approvava, no? E si riconosceva perché Liberatore usava il pennello e non il pennino, invece Möbius usava il pennino principalmente per inchiostrare. Quindi tu vedi un disegno sul Cannibale che è firmato Möbius, è fatto da Tanino, bellissimo, però noi dicevamo subito: questo è Tanino, non è Möbius, perché era chiaro che il segno era più simile a quello di Tanino. Però quelle cose lì erano, quando arrivava, erano dei ceffoni. Ecco, quando arrivava un numero di Cannibale, vedevi che avevano alzato l'asticella ulteriormente, no? Poi però uscivano anche a Suivre, cioè delle cose a Suivre con le storie di fantascienza di Tardì, che Tardì non vuole che si pubblichino, erano violentissime, violente, sessuali, sanguinarie, ed erano una roba impressionante, veramente, cioè genio puro applicato alla materia fumetto, e tu vedevi che cosa succedeva. E questo racconto, ora provo a fare la domanda con molta lentezza, così do la possibilità a Igor di andare avanti col disegno. Questo racconto di fermento, perché tutto quello di cui mi stai parlando racconta un fermento, un fuoco vivo, vuoi nella città con te in bicicletta che devi riprendere la tua divisa mentre si prendono a manganellate, le contestazioni quando andavate sui palchi a presentare i fumetti, le gare tra di voi, tutto questo gruppo di persone che un po' si sfidano, si vogliono superare, ma alla fine sono colleghi, sono amici, si fanno scherzi. Come si arriva da questo gareggiare di squadra al Giappone? Cioè, a un certo punto io immagino, io provo a rimettere la tua vita in fila, da passare da tutto questo a te in Giappone, lontano da tutte queste persone, l'incontro con la disciplina, le consegne impossibili del mercato giapponese, cioè sembra veramente un'altra vita. Cioè Jean Giraud cambiava nome in Möbius e inventava paesaggi inesistenti, tu non cambiavi nome ma cambiavi vita realmente, almeno vista da fuori sembra un cambiamento totale. Ci racconti di come si passa da quel tipo di vita che negli anni 70 facevi a Bologna all'Igor in Giappone? Ma
Io ero molto disciplinato da sempre e questo ha aiutato, perché loro sono molto cazzuti, non sopravvivi a quei ritmi se non sei molto motivato e molto disciplinato, cioè se non trovi un metodo per... cioè, mi ricordo che con i mangaka giapponesi, che per caso si incontravano magari in alcuni locali di Shinjuku, cioè ci si diceva quante notti, quante notti vuol dire quante notti in bianco fai ogni settimana, e se ne facevi una eri fortunatissimo, se no ne facevi due o tre e anche peggio, quindi quella cosa lì è tostissima, è molto difficile da gestire, perché è una dimensione del lavoro. Io mi ricordo quando arrivò Sakaguchi, che era il magnus giapponese, che arrivò con i geta, no? Queste, gli zoccoli giapponesi, clac, 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 sulla strada, sull'asfalto di Tokyo. Lo arrivò e mi regalò alcune sue pubblicazioni e lui mi disse: io non ho assistenti, no? Che è una cosa rarissima. Neanche Maruo li ha, ma ne conosco, se si contano sulle dita di una mano quelli che conosco io che non hanno assistenti, gli altri ce li hanno tutti. E tu vedi, non so, 22 samurai a cavallo in mezzo ai rami in una foresta con le ombre proiettate, cioè un disegno io ci avrei messo 2 settimane solo a fare quel disegno, e già bisogna farlo perché sono tipo samurai a cavallo di notte, sono cazzi, non è una roba facile da fare. E lui, gli dico: scusa, ma quante tavole hai fatto questo mese? E lui: 32. Lì ho detto: alt, fermi tutti. Da noi si dice presto e bene, non stanno insieme. In Giappone non è vero. In Giappone è possibile. Trovi la sintesi. Ma chi fa questo lavoro lo sa. Il tempo è uno strumento di lavoro, ma è anche un nemico. Perché quando hai molto tempo ti metti a cesellare dove non serve a niente. Lì devi essere on the road. E infatti la mia fortuna è stata che io sono nato nella stagione delle riviste, per cui la stagione delle riviste vuol dire che tu ogni mese devi pubblicare. Cioè non è che hai... che arrivi, che la rivista esce dopo 40 giorni, e se è mensile, stai serializzando, tu ogni mese gli devi dare le tavole, anche a costo di non dormire. Io mi ricordo i periodi peggiori della mia vita erano dovuti alle scadenze di Alter Linus o di Frigidaire. Mi ricordo che c'era Rovinetti, un corriere di Bologna, che partiva la mattina, per cui mentre gli altri corrieri partivano alle 6:30 del pomeriggio, per cui questa cosa ti consentiva una notte in bianco in più per finire. Mi ricordo anche che Rovinetti si incazzò come una pantera quando noi, a forza di frequentarlo, arrivavamo da lui senza neanche la busta, e lui cominciava a imprecare: ma che cazzo vi credete, vi devo portare pure la busta adesso, perché andavamo con le tavole dal corriere, no? Che era proprio una roba da fuori di testa. Però quella cosa lì, poi quando entri, la cosa giapponese nasce come in un film di spie, nel senso che io ho sempre organizzato anche delle cose un po' come editore, no? È il mio ruolo, è la mia forma, cioè da quando noi abbiamo 10 minuti, No, tardiamo, volete che tardiamo, no? Io ho un appuntamento alle 17 perché mi ero tenuto largo. Allora, innanzitutto tu avrai vissuto a Bologna, avrai vissuto in Giappone, ma non hai mai vissuto a Roma. Roma, lo so, non ho fatto. Allora, se uno dice le 5, so almeno le 5 e un quarto, se no li offendi, Vito, non sei d'accordo? Comunque, in pratica la cosa è così: io facevo una rivista che si chiamava Fuego, in cui c'è, cioè, Linea Latina, volevo far vedere al mondo che esisteva un gruppo di disegnatori molto bravi latini, italiani, e rompevo le palle per portarli fuori. Andai alla Kodansha,
che era l'editore glorioso di Akira, di una serie di fumetti importantissimi, molto innovativi, che stava spopolando, e la Kodansha era l'unico editore che aveva un agente per gli esteri, perché i giapponesi non gliene fregava niente di pubblicare in Europa, perché tutta l'Europa unita sono un centesimo del pubblico della Cina da sola, no? Per cui noi non eravamo neanche business per loro. Però io andavo lì, loro avevano cominciato a notarmi, perché io andavo lì a chiedere, questo è libero per l'Italia, eccetera, perché volevo pubblicare anche fumetti giapponesi. E a un certo punto, preso da questa verve in cui non mi faccio mai gli affari miei, dissi, secondo me dovete pubblicare delle collaborazioni tra autori europei e autori giapponesi. La signorina Yukando, che poi sarebbe diventata mia amica, è diventata del colore della tua scritta ARF, e mi ha detto venga con me. Mi ha portato in un ufficio dello stand chiuso, mi ha chiuso dentro, mi ha detto ma sai che cosa vuoi, e mi ha detto come fa a saperlo, questo è un segreto editoriale. E ho detto no, ma è una mia idea, non... E per combinazione avevo un viaggio programmato in Giappone il mese dopo, quindi lei mi ha combinato un incontro con questo editor che aveva un'idea, che era un senior editor, quindi a capo di 53 editor della settima divisione editoriale della Kodansha, quindi una divisione enorme che faceva Gon, per esempio, tra le altre cose, Slam Dunk, eccetera. E praticamente questo incontro era un incontro completamente pionieristico, per cui io quando sono andato lì non c'erano altri autori, c'erano delle matite di Baru che aveva fatto dei bozzetti che non aveva mai pubblicato ancora, e io ero il primo occidentale che andava lì a proporre una storia direttamente per il mercato giapponese. E loro avevano idea di fare collaborare Otomo con Jodorowsky, cosa che poi non si è mai fatta. E lì è cominciata l'avventura, cioè con questo incontro infinito in cui io non mi alzavo mai, perché in Europa ti dicono, beh va bene, grazie, allora ci vediamo. Loro non lo dicevano, e io rimanevo lì, durò 3 ore e mezzo, e questi pensavano che io volevo più soldi, quindi ogni tanto mi aumentavano il compenso a tavola, per cui alla fine io ero pagato quanto Otomo. Quando mi sono alzato io ho detto beh, forse dopo 3 ore e mezzo posso anche tornare in albergo, ero pagatissimo, ed è cominciata così. Però poi dopo lo racconto nei Quaderni Giapponesi 1, cioè dopo è cominciato il trattamento, cioè della serie Domani una storia. Domani una storia voleva dire che tu dovevi inventare la storia, scrivere i dialoghi e disegnare 16 pagine a matita in una notte. E qui e lì ci sei e sei contento. Poi Spiegelman dice, you are very prolific, te credo, cioè se lavori con i giapponesi, dice, perché lui è venuto a casa mia e ha visto mentre disegnavo ed abbiamo disegnato insieme, lui dice, tu vai subito nella zona, no? Quel tipo di concentrazione per cui vi dico che io scompaio, quella cosa non ce l'hanno tutti, e quindi se tu fatichi a concentrarti, col cazzo che le fai 16 pagine in un giorno. Scusa, qui ti faccio una domanda proprio per uso personale, questa tua facilità di entrare nella zona, poi è anche difficoltà nell'uscirne? Oppure, cioè a me a volte capita che se lascio in sospeso una sequenza e sto scrivendo, poi cammino come uno zombie perché sto ancora lì. Certo. Nel tuo caso invece riesci sia a entrare velocemente che poi a uscirne appena sai che devi fare altro, o rimani nella zona? No, no, io non esco mai. Tu anche adesso stai nella zona. Vivere con qualcuno che abita nella zona è un casino, infatti io comprendo le mie diverse donne, diciamo, che poi mi hanno lasciato giustamente, perché
A me a volte mi viene detto: lo stai rifacendo, stai facendo le facce immaginando i dialoghi. Certo. Continuo a recitare a sembrare un idiota. No, ma è così. Ed è anche il bello, secondo me, del nostro lavoro. Assolutamente sì. E, a questo punto, allora, visto che ci hai insomma raccontato, vado sempre piano nelle domande, visto che ci hai raccontato di Bologna e del Giappone, abbiamo citato i quaderni. Hai ragione, scusa. Abbiamo citato i quaderni giapponesi e ovviamente è venuto in mente a tutti i presenti qui un altro tipo di quaderni a cui hai lavorato, quelli che ucraini. Stai raccontando, no? Quelli ucraini, ma insomma così attuali come negli ultimi anni, ma soprattutto perché sono una forma di racconto in cui tu comunque hai denunciato le ingiustizie. E da un punto di vista abbastanza inedito sia per quelle aree che con l'approccio che hai usato tu. Mi parli di questa esperienza e soprattutto di quanto quello che sta accadendo in un modo o nell'altro sta impattando anche su di te. Allora, è un po' difficile perché sono tipo di libri che non mi fa piacere fare, sento di doverli fare per una questione di dovere anche psichico nei confronti di persone cui voglio bene perché stiamo vivendo una situazione atroce. Però io dopo 15 anni che stavo raccontando storie prese dalla vita reale, che storie che ti vengono incontro, racconti di persone vere, stavo finalmente riscrivendo una storia di fiction ambientata nel 1939 a Hong Kong. E è saltato tutto in aria il 24 febbraio, è esploso tutto, nel senso che la mia vita si è polverizzata, nel senso non c'era più un equilibrio tranquillo e pacifico per cui io potevo continuare a studiare, perché io sono uno che studia molto le cose dell'ambientazione. E quindi ho interrotto da un giorno all'altro e ho cominciato a raccontare attraverso il fumetto in maniera molto non programmata, perché mentre io avevo capito che si stava per entrare in Ucraina, non potevo credere agli osservatori che dicevano che il fumetto, cioè che le truppe schierate lì ai confini fossero un diversivo. Per me era ovvio, cioè era entrato in Georgia, era entrato in Abkhazia, Ossetia, era entrato in Cecenia, perché non avrebbe dovuto entrare in Ucraina, c'era il Donbass, aveva già infiltrato il Donbass. E il fumetto, io ho iniziato a postare su Facebook, questa è la sveglia per l'appuntamento, ce n'è un'altra tra 4 minuti. Noi salutiamo la persona con cui Igor ha appuntamento e le diamo il benvenuto a Roma. No, che poi mi manda anche al diavolo, perché... Però, voglio dire, ci sono 100 testimoni qui che è colpa mia, quindi puoi... Io ho le spalle larghe, puoi insultarmi. Guarda, in tutti i modi. La persona che devo vedere ha le spalle molto larghe perché è molto piazzato, non vorrei un incontro di box. Vengo con te. Allora, io prendo gli schiaffi per voi oggi, quindi no. Cercate di capire. No, allora dai... Ho semplicemente cominciato a postare su Facebook le telefonate che arrivavano dai miei amici, dai miei parenti, perché ho mezza famiglia in Ucraina. Io ci ho vissuto per 2 anni, ho incontrato quella che sarebbe diventata mia moglie, eccetera. E poi dopo i giornali italiani, che sapevano che avevo fatto i quaderni russi, i quaderni ucraini, mi hanno chiesto: le vuoi disegnare queste storie? Ero talmente intontito da quello che stava succedendo che non ero per niente sicuro di riuscire a farlo. Quindi non ho dato una risposta certa, ho detto ci provo, vedo cosa viene fuori, perché ero paralizzato. E poi è stata un'esperienza molto dura, utile, penso. Il libro adesso viene pubblicato in molti paesi, è uscito
in tutta Europa, sta per uscire in America anche, e racconto, cercando di fare, di raccontare cosa c'è stato prima, ma racconto le storie dei miei amici, delle persone che io conosco, e non ha nessuna pretesa di essere un libro giornalistico, è un libro in cui io racconto la quotidianità completamente esplosa di persone che non hanno fatto niente, che si trovano bombe, carri armati, terrore, buio, i bambini che non hanno da mangiare, eccetera. Quindi per me il fumetto serve anche, cioè deve essere anche uno strumento che serve per veicolare delle cose. So che è un amore condiviso anche da te, amiamo il cinema, no? E lavoriamo anche con il cinema, però la libertà che ti dà il fumetto non ci sarà mai nel cinema, a meno che tu non abbia i mezzi di Spielberg, che non è una cosa comunissima, diciamo. E lavorare, cioè se io voglio fare come Delirious di Philippe Drouillet 20.000 comparse, io non c'ho il produttore che viene a dire ma ci sono 20.000 comparse da pagare, poi i costumi di 20.000 persone e poi la direzione, per cui tu avrai bisogno di gru, carrelli, eccetera, per far muovere queste masse, no? Lì nessuno ti dice niente, dipende da te, il tuo talento, la tua pazienza e le idee che hai. Io questa cosa l'ho chiamata il privilegio della miseria. Fare fumetti è un linguaggio che presuppone una grande povertà, perché tu sei un monaco. Io lo dico agli autori giovani: ti piace l'idea di fare il monaco? Ti piace? Perché tu stai per diventare monaco se fai i fumetti, perché sei sempre nella zona, e poi perché comunque tu non fai la cosa. Mi ricordo che quando venivano certi disegnatori, quando io ero ancora alla Coconino, c'era io e GP, no? Questi arrivavano e dicevano: quanto pagate? E dopo che andavano via, GP diceva: non hanno capito un cazzo. Perché è ovvio che se uno lo fa per essere pagato, io dico: fai cameriere, guadagni di più, no? Uno lo fa perché non può farne a meno, come me adesso, per esempio. Comunque questa tecnologia che ci rende schiavi. Sì. No, è una cosa che penso sia utile e positiva, utilizzare il linguaggio del fumetto per portare anche. Dopodiché io non credo che esistano fumetti, come dire, di realtà e fumetti di evasione, no? Perché ho studiato diversamente, no? Perché c'è molta realtà anche nella finzione di Corto Maltese, per esempio, di Arzac, di Mebius, che faceva esplodere le storie, no? E che lì c'è molta vita. Ho letto una descrizione che ho detto, ma non l'avevo mai vista da questo punto di vista. Cioè, Mebius dice situazioni paradossali in cui ci sono esseri umani estremamente sofferenti, no? Che erano quelle facce tutte tirate al limite proprio dell'incubo, no? Che io, pazienza, Tanino, Carpintieri, eccetera, volevamo rifare, no? Quando vedevamo Corben che faceva queste cose, oppure Mebius che faceva queste cose, che esasperavano talmente l'espressività da essere. Erano tutte comparse di un ipotetico film girato da El Greco, no? Erano proprio da Goya, ancora di più da Goya, ecco, queste espressioni quasi luciferine, no? Ed era molto, molto bello, però appunto non ho mai pensato che quello aveva l'espressione di grande sofferenza, perché manco mi aveva sfiorato, per me quello era, quel mondo lì era così e basta, no? E per me esisteva. Ma tu prima, no, hai detto, secondo me è giusto, Spielberg potrebbe avere, io credo neanche lui, nel senso che quando sai hai altissimi budget per realizzare dei film, poi comunque hai anche tantissime pretese da parte delle produzioni, no? Da rispettare, per cui lì hai il problema che devi rientrare di quei budget spesi, quindi forse è vero che a Spielberg glielo fanno fare, però poi gli viene richiesto di raggiungere un incasso talmente grande, e come sai bene, raggiungere un incasso grande vuol dire
che rendere il film accessibile a milioni e milioni di persone, e quindi in un modo o nell'altro facilitare il linguaggio, no? Semplificarlo un pochino, come abbiamo visto da quando si è aperto il mercato della Cina per Hollywood. Hollywood è andata in difficoltà perché è vero che ha trovato un nuovo mercato, però al momento il modo in cui prova a parlarci è estremamente semplificato e ancora non sembra quello giusto. Quindi la domanda che ti voglio fare è: Ligort, che ha pensato, scritto e disegnato 5 è il numero perfetto, rispetto a Ligort che ha pensato, scritto e messo in scena il film di 5 è il numero perfetto, che cosa ha affrontato? Come, che baricentro aveva? Al netto del fatto che magari da un approccio e l'altro alla storia erano passati degli anni, però appunto sì, in uno eri un monaco ed eri te, nell'altro avevi decine e decine di persone intorno, anche straordinarie, però comunque le avevi. Allora, sì, è stata una collaborazione. Io collaboro spesso con altri Igor, no? Ce ne sono. Adesso sto inchiostrando delle tavole che ha disegnato Igor nel 1979, quindi sono diversi Igor fa, diciamo. Mi ricordo l'intenzione. Io ho una memoria molto forte, quindi mi ricordo l'intenzione di quando ho fatto quelle cose. Adesso sto facendo delle scene che, come direbbe Lichtenstein, finalmente ho la tecnica per poter disegnare e che mi piacciono moltissimo. Io sento la musica quando la faccio, quando faccio queste scene. Sto facendo delle scene di combattimento, di kung fu. Io sento la musica dei Fuxi Opian degli anni 70 mentre la disegno, al punto che stavo dicendo: ma la metto la musica, cioè ci metto proprio le onomatopee dei tamburi orientali, no? E poi ho detto: beh, narrativamente basta che metta che in un locale si sente un'orchestra e faccio un montaggio alternato in cui si vede questi che fanno boom 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 boom, e nel frattempo ci sono questi che si mettono in posa, si fermano, no? Ci sono le onomatopee, quelle, ecco, quel godimento proprio volgare, no? Che tu dici: adesso ci metto l'onomatopea. Come mi ricordo che Corben a un certo punto fece l'onomatopea dell'occhiolino, no? Blink, no? Che quando lo lì dice: sei un genio, perché è folle l'onomatopea dell'occhiolino, no? I giapponesi ce l'hanno, no? Lo hanno 46 tipi di pioggia, di onomatopee, per far capire che piove più forte, più piano, eccetera. Ecco, dico questo perché quando io ho disegnato 5 il numero perfetto, mi ricordo perfettamente dove ero quando stavo facendo i vari capitoli, in quale parte del mio studio, se, perché l'ho cominciato a Tokyo, poi dopo l'ho continuato a Bologna e anche in Sardegna, e ho perso 2 denti quando ho finito il libro per lo stress, per l'indebolimento di tutto. E io sentivo la musica e per me quei montaggi lì, quando li facevo, erano montaggi, era il mio film. Infatti è firmato Pocket Cinema Society, cioè la società del cinema tascabile. E poi quando hanno cominciato a opzionare il film, cioè il libro, per farne un film, e la cosa era paradossale, perché meno si faceva e più ci guadagnavo, cioè perché era lo opzionavano, e l'opzione nel cinema viene che ti prendono, ti dicono: vogliamo fare il film, e si prendono un anno e mezzo per farlo. Se poi devono allungare questo anno e mezzo perché non hanno chiuso la produzione con i coproduttori, eccetera, ti devono ripagare l'opzione o pagare un'estensione. Poi in più io scrivevo la sceneggiatura, per cui mi pagavano come sceneggiatore, no? Io non lo volevo dirigere, non avevo nessuna voglia di salire sul set, perché io sono un disegnatore che aspetta le idee, e ho capito subito che nel cinema, se tu aspetti le idee, poi arriva il plotone di esecuzione, perché certo, non ti fanno andare, insomma.
E praticamente l'hanno fatta una volta, due volte, tre volte. Tutte le volte quando io sentivo come volevano fare il film, dicevo, non hanno capito lo spirito. E ne parlavo molto con Gipi, perché anche lui è molto richiesto per il cinema, eccetera, e anche lui mi diceva, al punto che poi Gipi l'ho presentato io a Procacci, cioè gli ho portato Procacci a casa e lui non lo sapeva, poi mi ha detto, che cazzo non lo potevi dire, guarda che casino che c'ho in casa, eccetera. Però gli ho portato Procacci e gli ho detto, fagli fare il film a lui, perché le proposte di adattamento non somigliano a quello che lui fa. E nel mio caso, dopo la terza volta in cui lo dovevamo girare io e Johnny To, e sono andato in Cina, la Milky Way Production, la casa di produzione di Johnny To, loro avevano una lavagna di 7 metri, dobbiamo uscire, ci stanno buttando fuori, no? Non ti preoccupare. C'è con tutte le tavole smontate come se fosse uno storyboard, un gruppo, cioè io amo il cinema di Hong Kong, Johnny To è uno dei massimi registi di Hong Kong, e quando abbiamo parlato con lui io gli ho smontato The Election, gli ho fatto vedere come, e lui ha detto alt, prima era sempre busy, 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 si è liberato di tutto, abbiamo passato 2 giorni, giorno, notte, pomeriggio, sempre a parlare di cose, eccetera. E dovevamo farlo insieme e ho capito che loro sono molto bravi perché sono molto attenti alle cose. Però poi dopo Johnny To ha fatto il film con Johnny Hallyday, che è uguale come struttura narrativa a 5 numero perfetto. Quindi, infatti pensavo, quando tu parlai di questo, dicevo, quando arriva vendicami. E poi appunto non ha senso, quindi lui ha detto non posso fare 2 film uguali, cioè che hanno la stessa struttura. E quindi io sono scaduta l'opzione, mi sono scocciato e ho detto vabbè, lo faccio io. Ho chiamato i miei amici produttori che hanno il torto di stimarmi e gli ho detto voglio farlo, lo faccio io, lo dirigo io. Quindi Tony è entrato subito, poi Valeria Golino, e poi c'è stata una cosa molto bella per cioè un pacco di un direttore della fotografia che doveva fare 5 numero perfetto, che ha determinato uno shock, per cui precisamente si stava per partire, non c'era più il direttore della fotografia, che è fondamentale per soprattutto per il tipo di cose che faccio io. E mi hanno offerto, devo dire, la produzione con un grandissimo gesto di stile, 4 che erano tra i più bravi direttori della fotografia del mondo, con cose segrete, mi facevano vedere degli screenshot tratti dai set su cui stavano girando in quei giorni, cose che non potevano uscire da quel set, no? Lo sai come sono segreti. E io mi ricordo anche, e lì c'è stata una cosa in cui ho parlato con un direttore della fotografia di Terry Gilliam, anziché, cioè veramente i migliori del mondo, abbiamo chiamato quello di Benicio del Toro, eccetera. C'era Debye, che è un mostro, che questo è pazzo, ha inventato il neon cinema, cioè un tipo di illuminazione tutto al neon, coloratissimo. Allora io dicevo, ma com'è 5? Perché Tony mi ha detto, perché non lo fai in bicromia? Ho detto, no, colori anni 70 saturi, bicromia è fumetto, non voglio rifare Sin City, no? E poi è venuto fuori Nicolas Bruel, che è un pazzo completo, e e lui mi ha mandato una serie di reference sue, cose sue e cose di altri che gli piacevano, e ho detto, io sono rimasto, questo me l'ha raccontato mia moglie, perché io sono rimasto in piedi davanti al computer che facevo lo scroll, guardavo, dicevo, questo è pazzo completamente, cioè tra i più grandi attori del mondo, e me li fa in silhouette nera, cioè non si vede un cazzo praticamente, soltanto il contorno del corpo, no? Però è proprio il suo rilanciare, no? Perché io gli dicevo voglio le luci proiettate con i controluci di diverso colore, cioè sai, un disegnatore di fumetti nel cinema è un pericolo pubblico, no?
perché tu sai dirgli esattamente quello che vuoi e anche disegnarglielo se serve, le scenografie, ero l'incubo degli scenografi, ovviamente, no? Ma come lo vuoi? E fondo nero, no, fondo nero perché la cornice è dorata, se no non si vede abbastanza, eccetera. Quindi c'era una complicità mostruosa, però lui, io sono rimasto allibito dal fatto che lui rilanciasse ulteriormente oltre le mie richieste, e mia moglie è arrivata, non so da quanto mi osservava, pare che sia rimasto in trance, tipo 5 minuti, una cosa così, e lei mi ha detto, tu hai già scelto? E io ho capito che avevo già scelto, effettivamente, ma non lo sapevo ancora, nel senso che era chiaro che... Poi quando lui è venuto, che era un vichingo, non ti dico i nomignoli che avevano sul set. Fucking Viking, come here please! E poi c'era una complicità pazzesca. È mio fratello lui, sul set è mio fratello, è uno inventivo, un genio, gli dicevo... Cioè, una piazza a Napoli enorme, no? E dicevo, però quel palo, secondo me, lui era andato via 2 chilometri a vedere la scena da lontano, torna e mi dice, secondo me dobbiamo levare quel palo, cioè c'erano 25.000 pali, no? Uno mi dava fastidio e uno dava fastidio a lui, era lo stesso. Poi, io metterei un neon azzurro o verde lì sopra, already done. Vai, e c'era già, ce l'aveva fatto mettere, no? Cioè, quindi, quella specie di complicità medianica impressionante, quello è il regalo del cinema, però il cinema è un altro linguaggio, non ha niente a che vedere con il gesto privato di un disegnatore che si immagina le cose, lì è una trincea, arrivano ogni 5 secondi, come lo vuoi questo, come lo vuoi, che Tony dopo la prova costume, no, lo allungherei di 8 centimetri, poi il colletto, i colletti degli italoamericani come quelli di Scorsese che sono cuciti, se no non stanno, fanno così, no? Allora Tony, sto paranoico del cazzo, diceva l'Agolino, no? Perché io gli facevo allungare le cose 8 centimetri, perché per me io so precisamente l'altezza, no? È una questione di precisione, quando disegni, come la cosa che si dice tra i disegnatori, la pistola deve pesare, se non pesa sei un disegnatore del cazzo, perché non dai il senso di estraneità di un oggetto metallico che quando spara fa un rinculo, eccetera, no? Tu devi raccontarla questa cosa e la devi far sentire da una leggera torsione oppure l'espressione, eccetera. Quelle cose lì, per quello Tony è un mostro. Tony per me è uno dei più grandi attori viventi, non in Italia, nel mondo, non a caso... Poi i vari attori americani si genuflettono davanti a lui, perché... Ragazzi, io starei qui ore. Potremmo parlare di, appunto, con lo spunto di Tony, delle lezioni che stai facendo e che hai ospitato anche Tony, ma potremmo parlare della rivoluzione che è stata Coconino nel mondo del fumetto italiano e di quello che stai portando avanti con Oblomov, potremmo parlare di te che arrivi alle redini di una rivista storica come Linus, dandogli comunque un'ulteriore, nuova, fortissima identità. Potremmo parlare di tantissime cose, ma perché la vita che hai vissuto e quello che continui a fare è materia viva. Cioè tu sei un autore che continui a rimetterti in gioco, continui a raccontare con il fumetto, continui a sperimentare nel formato editoriale oltre che nel racconto, ma soprattutto, ti dico la verità, potremmo parlare di musica, quanto abbiamo parlato di Sufjan Stevens o di altri autori, potremmo parlare di cinema, ma la verità è che secondo me tu ancora oggi sei la perfetta fotografia di tutto quello che può fare il fumetto, per cui io ti ringrazio, anche ti ringrazio meno. Tantissimo. Grazie. Grazie a voi. Mentre organizzavamo questa lezio, Igor mi ha detto, insomma, mi ha raccontato di un incontro che ha avuto nell'84 davanti a una classe che ha insegnato, e io gli ho detto, guarda, io sono sicuro che tanto sarà rimasto dentro di quegli allievi nell'84 quello che tu hai raccontato,
quanto resterà dentro tutte le persone che ti ascolteranno in Lectio Magistralis qui oggi quello che hai raccontato oggi. Ne sono certo. Grazie da parte di tutti, grazie da parte di ARF.